Allora, buonasera a tutti, ringrazio i tanti che hanno voluto venire qui questa sera e il ministro che è arrivato adesso direttamente dal Consiglio dei Ministri da Roma e poi tutte le persone che mano a mano presenteremo. Siccome iniziamo già con un po' di ritardo, gli interventi sono tanti, non voglio dilungarmi in presentazioni e in introduzioni eccessive. Il tema è evidente che corrisponde a quello che è oggi il dibattito all'interno della scuola, merito e uguaglianza. Da tante parti si ritiene che sia necessario che all'interno della scuola siano introdotti dei criteri di valutazione e che sia in qualche modo riconosciuto il merito e nello stesso tempo siamo tutti preoccupati del fatto che il riconoscimento del merito non vada a discapito della garanzia di una formazione, di un'opportunità di apprendimento uguale per tutti, perché nessuno vuole immaginare che in un domani ci siano le scuole di serie A e le scuole di serie B. Come si conciliano questi due termini? Non è certamente un argomento che si risolve con una battuta, né che si risolve con una serata, ma credo che dalle diverse persone che sono presenti qui questa sera possano venire degli spunti interessanti di dibattito e di riflessione. Io comincerei con Domenico Chiesa, inutile presentarlo qui a Torino perché tutti sappiamo chi è, qual è stato il suo lavoro all'interno del mondo della scuola, e gli farei una domanda. Che cosa il mondo della scuola, in relazione a questi temi, chiede oggi al mondo della politica? Vi passo il microfono anche nel senso fisico, perché ne abbiamo uno solo, vi ho già raccomandato, non lo rompete, se no non ci sentiamo più. Va bene, io ringrazio molto Gianni. La domanda mi piace molto e se mi permetti, insomma, cercherò di pensare proprio al ministro che questa sera è così gentilmente è qui con noi. Sento, diciamo, l'ansia e un po', diciamo, la difficoltà di reggere questa serata, perché mi sembra veramente molto difficile, molto importante le cose che possiamo in qualche modo far emergere. Inizio, io rappresento in qualche modo il forum delle associazioni di insegnanti, di dirigenti e di scuole del Piemonte e quindi parlerò da insegnante e comunque da uomo che vive nella scuola. Se devo essere sincero, non mi appassiona molto questo confronto merito-uguaglianza, nel senso che mi parrebbe difficile lavorare su un difficile e improbabile equilibrio fra i due termini. Mi rifarei semplicemente per risolvere velocemente il problema e poi passare per qualche minuto alla domanda, partendo ancora una volta, devo dire, da Don Milani. A scuola ci sono insegnanti e ci sono ragazzi che imparano facilmente, ragazzi che hanno difficoltà ad imparare, ma la scuola è fatta per tutti e per ciascuno, dove le differenze devono essere riconosciute, valorizzate e messe in gioco. E allora merito, cosa può significare? Intanto vorrei dire merito mi va bene, non mi va assolutamente bene meritocrazia, perché il contrario di merito è in qualche modo raccomandazione, nepotismo, mentre il contrario di meritocrazia è purtroppo democrazia, è uno dei contrari di democrazia, quindi non l'accetterei. Invece merito mi sembrerebbe facilmente da risolvere, insomma, la scuola è fatta per tutti, la scuola deve riconoscere i ragazzi che sono in difficoltà e i ragazzi che in qualche modo hanno meno difficoltà. Ai ragazzi che sono in difficoltà sappiamo che Don Milani diceva a quelli che sono apparentemente dei cretini, che sembrano cretini, dice proprio così, dategli più tempo, dategli il tempo necessario. A quelli che sono svogliati, dategli uno scopo, il senso della scuola, non ci pensiamo più. E poi in un altro passaggio, lo leggo perché è veramente importante, diceva: ma voi con i vostri ragazzi fate troppo poco, non chiedete loro nulla, chiedete solo di farsi strada nella loro vita. Ed è un motivo troppo banale quello di farsi strada per mettersi a studiare. Ci sono motivi molto più seri. Noi passiamo una vita con una persona, alleviamo dei figli,
non per soldi o per avere premi, ma perché ci sono dei motivi profondi di umanità, e il fare scuola e l'imparare sono tra questi motivi di importanza. Per cui mi trovo in difficoltà a ragionare di merito, insomma, vorrei che tutti i ragazzi, quelli in difficoltà, quelli non in difficoltà, trovassero una scuola che li accoglie, perché la scuola è fatta per la loro formazione culturale. Tutti hanno bisogno di formazione culturale. La scuola e qui passo al secondo livello dell'uguaglianza. La scuola risponde al tema dell'articolo 3, è l'organo costituzionale che ci siamo dotati per l'uguaglianza, non ce ne sono altri importanti come la scuola, e non si discute su questo fatto, insomma, noi siamo chiamati, il secondo comma è esplicito, non pone dei dubbi. Invece pongo il problema serio, insomma, il vero problema che la scuola ha è la qualità. E la qualità, su questo effettivamente merita discutere, magari essere anche su posizioni diverse e trovare delle soluzioni insieme. E allora parto veramente con questo ragionamento. A che cosa serve alla scuola? Proviamo a partire dal fare scuola per capire quale politica serve a questo fare scuola. Noi ci stiamo chiudendo troppo su altre motivazioni, che sono motivazioni di ordine esterno alla scuola. Io capisco le difficoltà con cui il Ministro deve affrontare l'eredità che si ritrova a dover gestire, è in dubbio, insomma. Ma se riprovassimo a ripartire da cosa succede nell'aula? Nel 96 Romano Prodi disse: il futuro dell'Italia si gioca in classe. Disse proprio così, in classe, insomma. E penso fosse giustissima questa sua valutazione. E la classe serve per fare indubbiamente i futuri dirigenti, ma serve soprattutto per fare i futuri cittadini. Abbiamo bisogno di democrazia, e la democrazia si costruisce effettivamente nella capacità di costruire una scuola in cui tutti si ritrovino insieme, non divisi, e in grado ognuno di metterci di proprio e di essere riconosciuto nelle proprie diversità e nelle proprie competenze. Ai meritevoli diamo indubbiamente magari il riconoscimento delle competenze acquisite, e diamo non dei premi, diamo delle responsabilità sociali in più. Io penso che il competente ha bisogno e richieda e sia appagato molto di più dal fatto che gli sia riconosciuta una responsabilità sociale in più. Già cominciare dalla scuola, c'è un'esperienza a scuola bellissima di peer education, di cooperazione, che sono straordinarie per motivare i più bravi a continuare a studiare e a studiare meglio nel loro percorso. Ecco, il migliorare la scuola secondo me è un compito della politica innanzitutto, io sono convinto, io ho sempre più difficoltà a rapportarmi con la politica, lo ammetto, ma riconosco che l'assenza della politica è il male peggiore per la nostra scuola, e penso che ognuno a tutti i livelli debbano fare il loro compito e assumersi la loro responsabilità. Qui sono diversi livelli anche di responsabilità politica, e mi pare che ognuno possa veramente ritrovarsi in questo compito. Quali sono i piani? Provo a annunciarne tre titoli, poi meriterebbe ragionarci. Parlo dall'interno della scuola. Il primo problema, la prima cosa che serve alla scuola è la qualità del curriculum. La qualità del curriculum, la qualità delle cose che si fanno, della capacità e della possibilità di fare scuola. Bisogna mettere gli operatori della scuola nelle migliori condizioni per poter fare scuola, e a quel punto sarà possibile anche attivare dei processi di valutazione e di miglioramento del loro lavoro. E qui le cose sono semplici. Usciamo dall'estate con delle nuove indicazioni per il primo ciclo. Facciamo in modo che quest'anno sia l'anno in cui la scuola sia propria di queste indicazioni e li trasformi in curriculum. Sosteniamo le scuole. Noi come forum ci siamo presi come primo impegno per quest'anno scolastico proprio di essere di sostegno alle scuole a capire che cosa cambia con queste nuove indicazioni e come possono trasformarle nel loro fare scuola quotidiano. È una responsabilità enorme questa. Ridiamo alla scuola anche la dimensione del tempo necessario. Veniamo da troppi anni in cui l'unica politica della scuola è stata quella della riduzione del risparmio di risorse. Non è possibile, non si può pensare a una politica sulla scuola sul risparmio delle risorse. Partiamo dai bisogni della scuola, cerchiamo la compatibilità con le risorse disponibili, ma è chiaro che la scuola pone il problema della qualità e anche in parte della quantità delle risorse necessarie. Sto pensando però anche sul curriculum a ciò che sta avvenendo nella scuola secondaria. La parola che mi viene prima, insomma, come sintesi, è la frantumazione. Arriviamo ad un'idea di piani orario, di piani di lavoro che sono frantumati. Non è pensabile in una scuola superiore fare scuola con 2 ore per una classe. Materie che hanno 2 ore sono ingestibili. Come si fa a fare degnamente scuola con 2 ore facendo laboratorio, chiedendo di fare scuola individualizzata con 30 ragazzi per classe? È un processo che va ribaltato, secondo me. Bisogna avere il coraggio. Certo, è un'eredità
pesantissima che il ministro si ritrova a dover in qualche modo affrontare. E guardate, le materie che sono passate da 3 a 2 ore sono tantissime nelle medie e nelle superiori. Insegnanti che hanno 270 ragazzi alla settimana da seguire, 9 classi di 30 ragazzi da seguire. E in quella condizione tutto diventa grigio. Tutti gli insegnanti si limitano a contenere la classe. Provate a distinguere il bravo insegnante da chi non è in grado di reggere questa situazione. La frantumazione ovviamente si lega poi anche tutto il problema dell'enciclopedismo che continua a vivere nella scuola. In queste condizioni purtroppo i programmi della secondaria superiore sono ugualmente estesi e sono con una quantità di orario e di possibilità molto inferiori. Il secondo piano su cui chiederei di costruire una politica è quello delle relazioni umane all'interno della scuola. Noi viviamo in una grande difficoltà sociale, la scuola sta in qualche modo assimilando, assorbendo le difficoltà che i ragazzi vivono fuori. Il bullismo non nasce a scuola, ma viene indubbiamente importato nella scuola. La scuola non dispone di anticorpi forti, bisogna in qualche modo ricostruire un ambiente scolastico di solidarietà, di condivisione. Io vengo da un'esperienza che ritrovo bellissima, ho lavorato per 4 anni con dei ragazzi di San Salvario, abbiamo scritto una lettera agli insegnanti in cui chiediamo di costituire un patto di complicità per l'apprendimento. Insegnanti e studenti che smettono di vedersi contrapposti negli interessi, ma che invece partono con l'idea di dire: a me apprendere interessa, a me farti apprendere interessa. È uno stravolgimento rivoluzionario, penso. Il dare senso allo stare a scuola è fondamentale. Bisogna avere un motivo per andare a scuola al mattino, e questa è la società che lo devo dare e non lo dà più. E bisogna avere un motivo per rimanere a scuola e ritornarci il giorno dopo, e questa deve essere la scuola che in qualche modo deve essere in grado di poterlo costruire. Il terzo piano, e chiudo il mio intervento, è quello che riguarda la qualità dell'organizzazione delle scuole. Una scuola autonoma funziona se è organizzata in modo virtuoso, se in qualche modo orienta la propria autonomia verso questa virtuosità, verso l'uso migliore delle risorse di cui dispone, se si mette in cooperazione con le altre scuole del territorio, non se entra in competizione, ma in cooperazione, se costruisce dei progetti di territorio di scuola in cui ogni scuola mette di suo. Il 275 del 98, il decreto sul presidenziale sull'autonomia stabiliva proprio questo all'articolo, se non sbaglio, 6 e 7, cioè quello di formare dei laboratori territoriali in cui le scuole si scambiavano risorse, energie, anche pezzi di organico se è necessario. Allora un'organizzazione che sostenga la formazione in servizio, che sia essa stessa formazione in servizio, che in qualche modo sia in grado di valorizzare i modelli virtuosi di fare scuola, di farli diventare prioritari e vincenti nel modo di vivere la scuola. E in questo si inserisce senza altro il problema dell'organico di una scuola. Un organico di una scuola deve avere, a mio parere, 2 caratteristiche, già comprese nel vecchio decreto presidenziale sull'autonomia, il 233 del 98, che diceva che l'organico deve essere stabile e funzionale. Era la scoperta dell'America. Io penso che chi ha vissuto l'esperienza dell'organico funzionale, io l'ho vissuta 3 anni in un istituto professionale, quella è stata la riforma della scuola. Perché effettivamente abbiamo avuto le risorse necessarie per fare vera progettazione. E allora questo è il meccanismo. Io non so, non ho la soluzione per arrivare a questo problema, mi dispiace, insomma, proprio non ce l'ho. Ma pongo questa difficoltà, sollevo questa difficoltà perché ritengo sia veramente quella vissuta maggiormente dagli insegnanti. E una caratteristica di questo organico è quella che deve essere di insegnanti, scusate il pressapochismo, insegnanti di ruolo. Il male della scuola è il precariato. Il precariato fa male alle singole persone perché è un'umiliazione professionale e fa male alla scuola perché in qualche modo impedisce alla scuola di fare dei progetti. E allora capisco il lavoro e l'intenzione e la prospettiva del ministro di dire: bisogna in qualche modo far partire un processo che faccia sì che tutti a scuola siano di ruolo, perché l'essere di ruolo vuol dire poter fare un progetto che dura più di un anno, vuol dire poter costruire una prospettiva personale di vita in quella scuola, vuol dire mettersi in gioco fino in fondo, vuol dire anche veramente poter essere valutato per quello che uno in qualche modo è in grado di fare e di crescere. Ecco, mi pare che questo insieme di ragionamenti siano quelli che la scuola può porre.
Io mi accorgo che sono stato molto frettoloso e ho posto degli indici e mi piacerebbe che la cosa continuasse nel merito. Le associazioni che rappresento, che sono un po' tutte le associazioni storiche della scuola, dal CIDI, all'UCIM, all'AIMC, all'MCE, alla FNISM, all'ANDIS dei presidi, all'Associazione delle Scuole Autonome, all'END, alla Casa degli Insegnanti, cioè tutte le 14-15 associazioni che operano in Piemonte, siamo disposti a continuare questa operazione e, se possibile, a dare il nostro contributo. Con una caratteristica: non vorremmo che la scuola diventasse un'emergenza, la scuola deve rimanere una priorità. E perché rimanga una priorità è necessario che ogni atto, il primo atto, quello più urgente, quello che si fa domani, sia dentro ad un disegno di prospettiva alto, ad un disegno di innovazione, di cambiamento che sia veramente in grado di contenere la prospettiva di ciò che vogliamo della scuola, di ciò che vogliamo possa essere, smettendo la retorica e veramente entrando nella logica che la scuola è veramente il luogo, la classe, la scuola è il luogo in cui si gioca il nostro futuro. Grazie per l'attenzione. Allora, grazie a Domenico Chiesa, a cui abbiamo lasciato qualche minuto in più rispetto agli altri interventi, perché se parliamo tutti un quarto d'ora poi il Ministro non ha più tempo di fare le conclusioni, ma perché Domenico rappresenta in qualche modo gli insegnanti e io lo dico come uno che da più di 20 anni ha cominciato a fare il preside, sono convinto che la centralità nella scuola accanto agli studenti ce l'hanno gli insegnanti, perché poi sono i docenti che vanno in classe. Detto questo, passiamo la parola al direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto, con una domanda, visto che stiamo parlando di merito, visto che la Fondazione ha fatto ricerche in questo senso, ma che cosa vuol dire merito nel mondo della scuola? Bene, grazie mille. Domanda, forse quella sulla graduatoria era più semplice. Comunque, anche a me personalmente, come a Chiesa, il dibattito sulla meritocrazia appassiona molto poco. Dal libro di Abravanel, eccetera, c'è stato diventato quasi uno slogan, diciamo, il fatto di riportare la meritocrazia, però secondo me è un'analisi molto superficiale. Però per rispondere alla domanda di Oliva, forse partirei da che cosa non è il merito, nel senso che sicuramente il merito non è il risultato preso sì che è simpliciter, cioè il merito non è il voto del ragazzo alla maturità, non è il risultato invalsi della scuola, non è la pagella o il giudizio dato al professore così semplicemente. Questo perché? Perché sappiamo dalla ricerca nostra, ma in realtà da anni e anni di ricerca nella scuola, che la semplice lettura del risultato dipende da fattori di merito, ma soprattutto dipende dal retroterra, dalle condizioni del contesto. Cosa vuol dire? Nel caso dello studente, tipicamente sappiamo dal retroterra socioculturale della famiglia di provenienza, che incide sul, appunto, il voto di maturità o il percorso scolastico in misura preponderante e così via. Quindi il dibattito sul merito e sulla meritocrazia che non guardi sostanzialmente alle condizioni di partenza, secondo me è un dibattito sostanzialmente sbagliato, cioè definire il merito senza guardare da dove si arriva e non ha senso, sostanzialmente non ha senso da nessun punto di vista. Quindi è chiaro che credo un obiettivo della scuola sia di prendere, della nostra scuola, sia di prendere tutti i ragazzi indipendentemente dalla loro provenienza socio-economico-culturale, portarli a un livello minimo, direi, come direbbe Einaudi, standard di conoscenze e competenze che oggi sono, come dire, i requisiti indispensabili per poter continuare a studiare, per poter lavorare, per poter vivere una vita felice, che poi è l'obiettivo in un certo senso che una società deve dare a ciascun individuo. Quindi c'è una soglia, chiamiamola di equità, che secondo me è indissolubile dal discorso del merito e della qualità della scuola. Sopra di quello, a quel punto, ci sono i fattori, diciamo, che definiamo più strettamente di merito. Io ne individuerei sostanzialmente due. Uno è il talento, nel senso che obiettivamente ognuno di noi sa fare cose diverse. Non mi chiedete di cantare perché sono, credo, la persona più stonata dell'universo, quindi non potrei mai fare il cantante. E soprattutto l'impegno. L'impegno è un fattore importante e talento e soprattutto impegno credo che vadano
in un certo senso riconosciuti e fra virgolette remunerati. Questo secondo me è un luogo comune che ancora allinea eccessivamente nella scuola, il fatto che tutti sono uguali, tutti i docenti sono uguali. No, i docenti hanno tutti dignità, gli studenti hanno tutti dignità, ma chiaramente sono diversi sia per le cose che sanno fare, diciamo, sulla base del loro talento, ma anche per l'impegno che profondono nella loro attività, e questo impegno deve essere in qualche misura riconosciuto, e quindi il discorso della valutazione e quindi sostanzialmente il discorso degli incentivi carriera, i premi ovviamente monetari sono un tema molto più controverso, però sostanzialmente credo che la scuola possa facilmente, e qui finisco, mettere insieme un discorso di equità, che significa uno standard di conoscenze e competenze per tutti, indipendentemente dal loro background, e il riconoscimento anche soprattutto dell'impegno che ciascuno studente o ciascun docente profonde nel suo lavoro. Grazie anche per la concisione. Adesso passiamo alla concorrenza, all'Istituto Gramsci, a Sergio Scamuzzi, direttore, docente universitario, direttore dell'Istituto Gramsci. Ma il talento di cui si parlava, che poi a scuola, all'università viene riconosciuto in termini di voti, poi quando esce in questo nostro paese che fine fa? Non fa una bella fine. Infatti potrei esordire con Gramsci dicendo che, recitando la sua frase celebre, istruitevi, abbiamo bisogno di tutta la vostra intelligenza, la rivolgeva ai militanti negli anni 20 del Novecento, e oggi sembra che non ci sia quasi bisogno di tanta intelligenza, e quindi di conseguenza non ci sia bisogno di tanta istruzione, almeno secondo alcuni. Questo, partirei quindi da questo dato. Noi siamo il paese in Europa che oggi non solo retribuisce meno i laureati, retribuiamo meno anche i diplomati, retribuiamo meno anche gli operai, non sarebbe una novità, ma il vantaggio che il nostro laureato ha di laurearsi invece che restare diplomato è inferiore a quello del suo collega inglese, francese, tedesco, americano. Allora, questo che cosa vuol dire? Se i nostri laureati guadagnano meno, e vuol dire che, ecco, vuol dire che, non so, qualche egualitario, qualche maoista residuo sarebbe contento, finalmente l'istruzione non crea diseguaglianza. Peccato che l'Italia oggi è, insieme all'Inghilterra, per motivi diversi, la società più diseguale d'Europa. Stiamo guadagnando il modello, avvicinandoci al modello americano. Quindi, signori, questa è la situazione. Allora, se questa è la situazione, cosa si può fare? Evidentemente i nostri laureati non hanno abbastanza mercato, hanno bisogno di un mercato per laureati e di un mercato più forte. Cosa vuol dire oggi questo? Vuol dire che abbiamo bisogno di un'economia della conoscenza e di un'economia della cultura molto più forte. La nostra economia della conoscenza e della cultura a confronto degli altri paesi europei è molto più debole. Tutti sappiamo i dati sulla ricerca e sviluppo delle imprese, tutti sappiamo i dati che sugli investimenti nella cultura, che tesa come beni culturali, che in Italia sono drammaticamente bassi. E lo sono, e si sono abbassati rispetto a qualche decennio fa. Poi un altro modo, quindi questo è un problema classico di politica economica industriale, ma per dire, la scuola e l'economia si legano strettamente, non bisogna sempre guardarle assieme. Poi per allargare il mercato bisogna eliminare per laureati e diplomati barriere nazionali e corporative. Si è accennato per esempio tempo fa a togliere il valore legale ai titoli di studi. A guardarci bene, a Gramsci ci abbiamo provato, è una misura che in fondo promette molto più di quello che poi realmente potrebbe mantenere. La misura che potrebbe essere veramente risolutiva è davvero fare in modo che i titoli di studi italiani valgano anche all'estero, e però bisogna anche accettare il reciproco. E quindi i nostri laureati e i nostri diplomati, se avessero a disposizione tutto il mercato europeo, forse potrebbero spuntarla in molti casi, avrebbero certamente un mercato più ampio. Se non avessero certe chiusure corporative, se non avessero ambiti come la pubblica amministrazione che tutela più quelli che stanno dentro di quelli che stanno fuori, forse troverebbero degli sbocchi competendo in un contesto competitivo.
E infine c'è il problema dell'inclusione sociale, che mi fa dire che la battaglia per il talento, per il merito, è la stessa che per l'equità, in questo contesto almeno, non sono in contraddizione tra di loro, perché poi in questo mercato che abbiamo creato più ampio occorre che ci siano, tutti possano concorrere alla pari. Ora qui, attenzione, non cominciamo da zero. Oggi noi all'università, laurea al quint'anno, laureiamo il 20% di figli di operai. Laureiamo in due terzi dei nostri laureati sono i primi a laurearsi in famiglia. Io come docente universitario ne vado molto orgoglioso, ma so anche che se sono arrivati lì è perché prima abbiamo avuto un tasso di scolarizzazione quasi totale a livello della scuola dell'obbligo e molto molto elevato alla scuola superiore. Quindi siamo reduci da un successo della scuola in una battaglia per l'equità enorme e raggiunto nel giro di 20 o 30 anni, di cui dovremmo essere tutti molto orgogliosi, molto, mentre invece siamo reduci da 10-15 anni di una cultura che disprezza, pardon, di un'opinione pubblica propagandata accuratamente che disprezza la cultura, che disprezza la scuola e che disprezza la conoscenza. Ma quindi voglio dire, quindi un bel successo vuol dire che però grosso modo, in modo grossolano, diseguaglianze sostanziali sono abbastanza superate, però ci restano pesantissime diseguaglianze di opportunità, diseguaglianze tra classi sociali nella scelta dei percorsi, negli sbocchi professionali trovati, nella dispersione che tuttora c'è lungo tutto il percorso scolastico. Diseguaglianze di opportunità, che vuol dire probabilità del figlio dell'operaio molto inferiore a quelli del figlio dell'impiegato, molto inferiore a quelle del figlio del borghese, di fare il passo successivo, di avere lo sbocco migliore o viceversa di ricadere nella dispersione. Chi studia queste cose, che le classi sociali esistano è assolutamente in dubbio se studiate queste cose. Chi dice che le classi sociali non esistono è perché non ha mai guardato quantomeno questi dati. Allora, quindi c'è ancora molto da fare per correggere queste diseguaglianze di opportunità. E aggiungiamo anche, non dimentichiamoci, di questo benedetto laureato che già il figlio del borghese che si laurea e guadagna meno sarà un po' frustrato. Figuriamoci il figlio del ceto medio, figuriamoci il figlio del ceto operaio. Quindi bisogna aiutarlo. Qualcuno irride ai job placement, qualcuno irride, no? No, niente, l'istituzione deve aiutare a trovare lavoro, perché la famiglia del non borghese non ci arriva. E tante altre cose, molto minute, molto pratiche, su cui potrei soffermarmi. Vado soltanto per titoli per farla in fretta. Ma il messaggio è questo, se restiamo alla situazione attuale, laureati che faticano, laureati che non si trovano occupazione, laureati baccati poco, eccetera, eccetera, la deduzione che viene fatta è: ma noi laureiamo troppa gente. Ecco, questa è la cosa peggiore, la più colossale idiozia che possiamo fare. Noi dobbiamo laurearne sempre di più di giovani, dobbiamo diplomarne sempre di più di questi giovani, perché se nel col tempo, per poco che facciamo in alcune regioni, magari ci riusciamo meglio che altrove, lo riconosco, come in Piemonte, a sviluppare un po' di economie della conoscenza e della cultura, ci diamo la zappa sui piedi. Chi vi dice che ci sono troppi laureati è uno che vuole adeguare in basso, allineare in basso la nostra economia, la nostra società, sempre più in basso, sempre più in basso, ma non arriveremo mai ai livelli dell'Africa settentrionale, signori. No? Allora, quindi... andando un pochino per titoli, continuare a produrre laureati e diplomati, produrne sempre di più, semmai orientarli un po' di più, e orientarli non soltanto a parole, perché magari effettivamente qualche laurea sbagliata c'è. Spero che Giorgis non mi odi troppo dopo che dirò che questa sera che una facoltà come giurisprudenza che ha il 50% dei non occupati, forse un numero programmato farebbe bene a introdurlo, no? Ma non si è mai parlato di numero programmato per la facoltà di giurisprudenza, che è il record dei nostri. Tantissimi corsi di laurea, magari per 10 anni o 15 funzionano benissimo, flessibilità, li chiudiamo e li sostituiamo con qualcun altro. Quindi credo che sia molto importante introdurre elementi di orientamento forte, non solo a parole, e di flessibilità nella programmazione universitaria.
per orientarle, no? Appunto, per quindi non lauree meno lauree, semmai meno lauree palesemente fuori centro rispetto all'economia, ma senza, non siamo in un'economia sovietica, non possiamo programmare all'unità il numero degli laureati, come per esempio adesso si fa con gli insegnanti, che trovo un po' eccessivo, programmare all'unità il numero degli insegnanti che si formano. Investire in risorse, però veniamo agli insegnanti, questa è la risorsa fondamentale, perché è la risorsa che produce tutte quante le altre risorse. Il prodotto che ci dà la scuola, visto dal punto di vista dell'università, lasciamo perdere i dati CERI, OCSE, eccetera, eccetera. Sono importantissimi, sono stati discussi approfonditamente in tutti i paesi del mondo. Noi è solo qualche anno che cominciamo a prenderli sul serio. Ma a livello dell'università cosa ci accorgiamo? Ci accorgiamo nei test d'ingresso che non è mai garantito il livello minimo. E qui sono completamente d'accordo, con i saperi minimi possiamo chiamarli o possiamo chiamare. Insomma, non è garantito che sappiano bene scrivere in italiano i nostri diplomati. Ce n'è un gruppo che non sa scrivere. Non è garantito che, no, che sappiano dopo 5 anni di inglese qualcosa di più di how do you do. Non è garantito. C'è sempre un gruppo. I nostri risultati dei test vanno a S. C'è un gruppo di bravissimi. C'è un grande gruppo medio, giusto, e poi c'è un precipizio. No? Ecco, noi è quel precipizio. Comunque lo giudichiamo, lo valutiamo, poi valutare è una cosa difficile, che bisogna riuscire a correggere. E questo lo si può fare soltanto se c'è una buona organizzazione di qualità della scuola, che però è fatta da insegnanti bravissimi. E davvero loro nel loro reclutamento ci vuole merito, 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 merito. Difficilissimo da misurare, ma ci vuole merito, non soltanto permanenza in una graduatoria, pure semplice. Bisogna misurarlo per chi è dentro, misurarlo per chi è fuori, perché il merito è anche lavorare bene, e quindi se c'è una valutazione che si è lavorati bene, non si vede perché non debba contare quanto una valutazione accademica. Quindi è molto difficile, non invidio il ministro e neanche i suoi funzionari, ad ogni modo. Però lì sa da passare, altrimenti non avremo mai una scuola di qualità, ne parleremo soltanto, no? Il risultato grosso, quantitativo l'abbiamo raggiunto, ma adesso bisogna andare sul fine, bisogna andare su queste diseguaglianze di opportunità e bisogna andare sulla qualità della conoscenza e del sapere che poi questi ragazzi possono immettere nella società, posto che ci siano delle imprese, ci siano delle pubbliche amministrazioni che glielo chiedono. Naturalmente, e chiudo, tutto ciò significa investire risorse. Investire risorse, fare anche scelte dolorose rispetto ad altri settori che non avranno risorse, però la scommessa conoscenza, cultura, scuola, università in tutti i paesi europei è stata una scommessa decisiva, non si vede perché non dobbiamo farla anche noi. Io non vedo altro, se non la facciamo io vedo un destino veramente triste per noi e per i nostri figli. Grazie. Mi direi che il tema del servono risorse è l'unica cosa su quale siamo d'accordo assolutamente tutti. Francesco De Santis, direttore scolastico regionale, uno dei temi sui quali insisti spesso nei tuoi interventi è quello dell'innovazione, che in qualche modo può misurare e collegare merito, uguaglianza, qualità della scuola e pari opportunità, e che però è un tema che difficilmente si concilia con la mancanza di risorse. A te. Grazie. Inizio con un piccolo aneddoto. Qualche anno fa un famoso pedagogista fece questa riflessione: se quasi per magia, con una macchina del tempo, prendessimo un docente di una scuola di 100 anni fa di latino e lo trasportassimo per magia nella scuola, nella classe di oggi, probabilmente continuerebbe la lezione dallo stesso punto in cui l'aveva interrotta. Cosa voleva sostenere? Che senza l'innovazione, stiamo parlando di 20 anni fa, senza l'innovazione difficilmente cambiano gli apprendimenti, si modificano gli apprendimenti, ma si modifica il metodo didattico. Ma soprattutto voleva dimostrare anche un'altra cosa, come si concilia il merito con l'uguaglianza.
E poi mi collego con l'innovazione. Spesso si confonde il merito con la valutazione. La scuola inevitabilmente dà delle considerazioni, dei voti, delle indicazioni. Quanti di voi a scuola hanno visto i ragazzi lamentarsi per una valutazione non condivisa e sostenere: ma lui non meritava quel voto, io ho studiato tanto, perché lui ha di più e io di meno che ho studiato come lui? Questo non è merito, questa è la valutazione. Il merito è un'altra cosa. E si concilia con l'uguaglianza. Perché? Perché questo conciliarsi, merito, valutazione, uguaglianza, passa attraverso una strada, che è quella di oggi. 20 anni fa, quando si parlava, quando c'era quell'aneddoto di Luciano Corradini, diciamolo, chi era il pedagogista che fece questa affermazione, si diceva: occorre l'innovazione. Oggi finalmente abbiamo una società che dell'innovazione fa una sorta di necessità assoluta, ma l'innovazione è di carattere tecnologico. Vi faccio un esempio: voi tutti avete, a parte come docenti, ragazzi con cui avete a che fare, i figli o nipoti, avete mai considerato come studiano? Hanno 3 cose davanti: il computer collegato continuamente con qualcun altro, hanno il telefono che non è più un telefono, è un iPhone normalmente, il telefono di vecchia generazione non ce l'ha più nessuno, con cui messaggiano, e poi di lato il libro di testo, che lì negletto, che ogni tanto serve per individuare il tema su cui discutere con questa comunità con cui stanno studiando insieme. E se nella scuola non c'è in classe lo stesso sistema, noi abbiamo perso la scommessa, non abbiamo dato ai nostri ragazzi quell'uguaglianza, quelle pari opportunità, quel punto di partenza uguale per tutti, che consente veramente di raggiungere un sistema non meritocratico, ma un sistema che consenta a tutti di avere le stesse possibilità. E il Domenico Chiesa prima parlava di Don Milani, quando diceva: se un ragazzo ha qualche problema, dategli più tempo. Ma questo aveva un senso quando Don Milani si rivolgeva a quel tipo di scuola, la scuola in cui viveva in quel momento, che non era inclusiva, che era una scuola in cui le differenze con l'attuale sistema scolastico erano assolute. Quelli sono principi a cui tutti ci rivolgiamo. Ma oggi avete presente quanta passione mettono i nostri docenti nell'includere, nel dare ai ragazzi le stesse possibilità? E se gli diamo le tecnologie, un metodo didattico differente, un computer per ogni studente, le lavagne interattive, una formazione adeguata, quelle possibilità di uguaglianza sono riconosciute. Sono possibilità che fanno parte del nostro sistema e delle nostre valutazioni degli apprendimenti. E oggi credo che questa possibilità sia veramente non un'ipotesi, ma una realtà, quando daremo spazio all'agenda digitale. Grazie. Grazie. Io credo che, dopo aver sentito i diversi interventi e le varie ipotesi del mondo della scuola o del mondo che sulla scuola ragiona e riflette, sia ora di passare alle risposte della politica, cominciando dai diversi livelli. Posso farti una battutaccia? Cominciamo da Umberto D'Ottavio, che stamattina abbiamo letto i tuoi interventi sulla provincia. Disgraziatamente l'uguaglianza ce la stai regalando, non per colpa tua, a ribasso. Sì, io partirei, avendo 5 minuti, vorrei rispondere però alla domanda. Io sono convinto che la discussione di questa sera, che vede questa grande partecipazione e che ha visto negli interventi, tu dicevi, stiamo dicendo tutti la stessa cosa, c'è bisogno di più risorse. Vorrei però partire da un dato: questo partito e la nostra società non ha riflettuto sulla riforma costituzionale che è passata poco tempo fa. Giorgi, ascoltami perché poi ti chiamo in causa.
e cioè è stato inserito nella Costituzione il pareggio di bilancio. Caro Giorgis, di tu che sei un esperto di questo, visto che siamo obbligati al pareggio di bilancio, ci saranno ancora i margini per fare quello che dice l'articolo 3 della Costituzione, comma 2, cioè che la Repubblica si deve impegnare per rimuovere gli ostacoli? Cioè si potranno ancora rimuovere gli ostacoli visto che dobbiamo fare il pareggio di bilancio? Questo è il tema. E allora io devo dire che da questo punto di vista, siccome è il pareggio di bilancio, tra l'altro fra un po' lo deciderà anche tutta Europa, vorrei che fosse chiaro, come dire, la risposta politica è questa, cioè ci sono due risposte politiche da dare. Uno, gli evasori sono i principali ladri del nostro paese, perché chi evade le tasse, come dire, toglie i servizi. In secondo luogo, chi paga le tasse ha diritto a dei servizi di grande qualità. Quindi i cittadini che pagano le tasse hanno diritto ad una scuola di qualità. Questo è il tema. E allora il problema è, secondo me, le risorse a chi vanno date? Io lo dico con estrema franchezza, le risorse non vanno date allo Stato per sviluppare la scuola. Vanno date agli enti locali. Perché soltanto se gli enti locali hanno le risorse per fare in modo che in quel territorio, e ovviamente il territorio è diverso da Torino o da un'altra parte, se quel territorio c'è la sensibilità per fare in modo che la scuola sia importante per quel territorio, si arriva all'uguaglianza. La nostra scuola non è una scuola dell'uguaglianza, perché le cose che dicevate voi prima, io concretamente vi posso dire che purtroppo, Scamuzzi lo diceva molto bene prima, guardate, c'è un ritorno indietro. I dati sono questi, il 100% dei nostri ragazzi finisce la primaria di primo grado, il 99% finisce la primaria di secondo grado, c'è un 1% che non la finisce e sono tutti di un certo ceto sociale. Meno dell'80% finisce la scuola superiore e come avete sentito poco più del 20-25% si laurea. Quindi se l'istruzione è la premessa per l'uguaglianza, perché se non si è istruiti non si può neanche, come dire, avere chiaro quali sono i propri diritti e i propri doveri, noi siamo indietro da questo punto di vista. E guardate, come dire, l'unica possibilità che il nostro paese ha, perché le politiche centralistiche per l'istruzione sono fallite, l'unica possibilità che il nostro paese ha, e ce lo dicono tutti i dati, è quello di aiutare i territori, gli enti locali, a fare in modo che le scuole del loro territorio, a cominciare dall'edilizia scolastica, sia la migliore possibile, perché se l'edilizia scolastica funziona e è di qualità, ovviamente insieme con il compito che il Ministero ha di avere i migliori insegnanti, noi aumentiamo la nostra qualità della scuola. Questa è la sfida per l'uguaglianza. Io dico, e finisco, è la precondizione. Cioè non è possibile pensare nessun progetto di sviluppo per il nostro paese se noi non alziamo il livello di istruzione complessivo dei cittadini. Da questo punto di vista il territorio torinese ha fatto un sacco di esperienze in tutti i sensi, sia in campo di innovazione che nel campo dell'orientamento, che possono diventare esperienze nazionali. Con il ministro Profumo ne abbiamo già parlato, noi dobbiamo avere più, come dire, più orgoglio della nostra forza, della nostra capacità, dobbiamo avere più voglia di discutere, anche di litigare se c'è bisogno, ma anche di scambiarci le opinioni, perché davvero la sfida per il nostro paese si vince se riusciamo a dare più senso a questa scuola e soprattutto a migliorarla tutti quanti insieme, attraverso un governo adeguato al nostro paese, ma anche a non affossare gli enti locali. Io devo dire, e finisco, l'uscita di oggi, Gianni tu lo sai perfettamente, altro che, ci mancherebbe ancora, noi dobbiamo tagliare l'erba nei giardini delle scuole, però la provincia, come tanti comuni, è senza soldi,
senza soldi, non con qualche soldo, senza soldi, e quei pochi che raccattiamo dobbiamo destinarli, se devo scegliere tra sostituire le lampade di sicurezza o le questioni legate alla sicurezza, preferisco quelle a tagliare l'erba. Poi qualcuno mi ha scritto, c'è anche un aspetto educativo in quello che lei oggi ha detto. Non mi aspettavo tanto, mi aspettavo solo insulti. Invece, come dire, ragioniamo, magari anche il taglio dell'erba fatto direttamente dalle scuole può avere un aspetto educativo. E abbiamo bisogno di alzare l'educazione di questo paese. Lo dico finendo questo, guardate, per me la cosa più importante, e non perché qui, c'è una grossa novità. L'anno scorso ad augurarci buon anno scolastico c'era la Gelmini, adesso c'è Profumo che è il nostro ministro e deve avere pazienza nell'ascoltarci e nel portare avanti le cose di cui stiamo parlando. Guardate, noi adulti abbiamo una responsabilità, l'esperienza scolastica dei nostri ragazzi deve essere la migliore possibile perché non è ripetibile. Abbiamo questa responsabilità come adulti. Mettiamoci tutto il nostro impegno. Grazie. Grazie, no, penso anch'io che l'intervista che tu hai fatto stamattina sia un'intervista coraggiosa e giusta, perché hai sottolineato un problema, hai individuato un percorso attraverso il quale lo si può affrontare. Non sempre gli amministratori hanno il coraggio di dire esattamente le cose così come stanno. Questa è un'intervista da questo punto di vista che ti fa onore. Per quanto riguarda il senso del tuo discorso, mi pare sia molto simile all'intervento che ha fatto il direttore scolastico regionale. Dobbiamo lavorare per la qualità della scuola. Io non credo che le tecnologie che sono state introdotte in Piemonte siano tali da avere cambiato la qualità della scuola. Nessuno lo pensa, non l'ha detto il direttore. Sono una strada sulla quale bisogna marciare e che comunque rispetto ad altre realtà regionali d'Italia ci mette in una situazione di vantaggio. Gianna Pentenero, che è stata assessore all'istruzione in regione e adesso come consigliera è membro della Commissione Istruzione e Cultura della Regione Piemonte. Grazie per questa opportunità. Ma vorrei raccontarvi quello che oggi uno studente, un ex studente, oggi un imprenditore, un giovane imprenditore della nostra provincia ha detto durante un convegno sul lavoro. E raccontava la propria attività come imprenditore a un'attività agricola nella zona di Carmagnola, quindi una zona importante della nostra provincia, e ha detto all'inizio del suo intervento: io oggi sono un giovane imprenditore felice del mio lavoro perché la scuola mi ha acceso la miccia di quella passione che oggi mi porta a fare il mio lavoro. Ho trovato questa frase nel riconoscimento dell'importanza della scuola davvero, come dire, mi ha fatto venire un po' i brividi, un po' la pelle d'oca, perché credo che in quella frase ci debba esistere tutta la consapevolezza e tutta la grande responsabilità che chi oggi si occupa, chi ha il compito di occuparsi di politica, di istruzione all'interno della politica, all'interno delle istituzioni, all'interno delle associazioni, deve farlo con questa consapevolezza, della consapevolezza che la scuola è l'elemento fondamentale che definisce il nostro progetto di vita. E allora questa sera abbiamo sentito parlare di dispersione scolastica. Prima Umberto D'Ottavio ci ricordava che al termine della scuola media, usiamo il termine come dire col quale siamo abituati a misurarci, noi abbiamo una dispersione ancora di studenti in una regione come la nostra. Noi abbiamo in regione Piemonte circa 1.000-1.500 studenti all'anno che non terminano la scuola media, e su questo la nostra regione è riuscita in anni dietro con la collaborazione del Ministero a realizzare progetti per permettere a questi ragazzi di recuperare quel percorso di vita che hanno interrotto e che occorre avere il coraggio di dirlo, che probabilmente la scuola non è stata in grado di offrire loro quegli strumenti necessari per non interrompere il proprio percorso scolastico. Bene, esperienze, progetti che sono stati realizzati all'interno della nostra regione ci hanno permesso di far completare il percorso di studi a questi ragazzi, di permettere a loro di avere la qualifica, e addirittura per molti di loro oggi possiamo pensare addirittura a un percorso che li porterà al diploma. Ho citato questo esempio in una regione come la nostra che all'interno dei vari sistemi di valutazione è ritenuta una delle migliori regioni. Una migliore regione, se poi andiamo ad analizzare gli item, vi dico anche, quindi come dire in rispondenza a quello che è stato detto un attimo fa,
Uno degli item che è stato analizzato per ritenere la nostra scuola una delle migliori scuole italiane è stato la capacità di far sì che la scuola non sia un'isola, ma sia integrata all'interno di un contesto territoriale, di enti locali che hanno saputo occuparsi della scuola, che hanno saputo dialogare con la scuola, ma di una scuola che altrettanto ha saputo dialogare, ha saputo creare una rete all'interno dei vari contesti della nostra regione. Guardate, questo aspetto non è marginale. Prima Domenico Chiesa ci ha, come dire, con grande passione, come sempre capace di fare, raccontato quanto è bello fare l'insegnante e quanto dobbiamo aiutare gli insegnanti, aiutarli con la formazione, aiutarli con la formazione continua durante il percorso della propria carriera professionale, permettergli di avere una carriera professionale. E questo è l'aspetto fondamentale, sono aspetti, come dire, da un punto di vista pedagogico, da un punto di vista didattico, da un punto di vista educativo, importantissimi. Ma io credo che oggi questo paese non possa più non rivedere la cosiddetta governance. Prendiamo in prestito i termini inglesi perché forse rendono di più l'idea. Ma noi dobbiamo rivedere la governance del sistema dell'istruzione. Da troppo tempo si sente parlare del titolo quinto, so che questo è un tema che sta a cuore al nostro ministro. Oggi noi dobbiamo rivedere il sistema che governa la scuola. Non possiamo più pensare che le regioni, ad esempio, parlo di una competenza che, come dire, ho avuto modo di conoscere da vicino, la conosco oggi da un altro punto di vista come legislatore, la regione ha una grande competenza, ad esempio, per quello che riguarda il diritto allo studio, per permettere di eliminare tutte quelle barriere, tutti quegli ostacoli che non permettono a tutti i ragazzi di avere lo stesso punto di partenza e quindi non permettono a quel merito di emergere, a quell'eccellenza di, come dire, trovare il proprio spazio. Allora, se oggi le regioni si trovano in una situazione per la quale la propria competenza ha spesso degli elementi e dei contorni di non chiarezza, oggi noi dobbiamo avere uno Stato che definisce quelli che sono i livelli essenziali delle competenze che devono essere garantiti a tutti i cittadini italiani, le regioni devono essere in grado di programmare all'interno del proprio contesto e le province, tralascio tutto quello che è il tema delle province perché non è questo il contesto, insieme ai comuni devono gestire, insieme alle autonomie scolastiche dei territori, devono gestire il sistema dell'istruzione. Guardate che questi temi sembrano appassionare di meno, sembrano essere meno importanti, ma sono oggi, insieme a quelli che questa sera abbiamo citato, gli elementi sui quali, come dire, la scuola non può più attendere. Le contraddizioni le respiriamo quotidianamente. In materia di diritto allo studio noi non possiamo avere contraddizioni, non possiamo avere più soggetti che operano, perché corriamo il rischio di avere dispersione di risorse. Invece dobbiamo concentrarci su quei ragazzi, su quelle persone che non hanno gli stessi strumenti, che non hanno le stesse opportunità e che si trovano, come dire, ad un passo indietro rispetto ad altri. Noi dobbiamo invece, e mi pare che la testimonianza rispetto al fatto che oggi laureiamo molti figli di operai sia una testimonianza importante, ma dobbiamo fare di più e non dobbiamo tornare indietro. Invece oggi il rischio, con la carenza delle risorse, come dire, le risorse che la nostra regione non eroga più in favore del, ad esempio, non eroga più in favore del diritto allo studio nella sua complessità, partendo dalla scuola materna, arrivando fino all'università, è un tema drammatico col quale fare i conti. È un tema drammatico con il quale ci misuriamo quotidianamente. Nell'università forse, come dire, lo si sente più di, un po' di più il tema di studenti che abbandonano il proprio corso di studi perché la famiglia non riesce più a pagare le tasse. Ma nella scuola elementare, credo che le testimonianze degli insegnanti e dei dirigenti scolastici potrebbero essere vive ed efficaci, troviamo bambini che, come dire, non possono partecipare a quegli elementi fondamentali di condivisione del percorso educativo e didattico all'interno della scuola. Allora noi non possiamo, è vero che noi dobbiamo, come dire, fornire quegli strumenti tecnologici importanti che oggi fanno sì che la scuola non possa più fare i conti con non possa non fare i conti con questo tipo di realtà, ma dobbiamo anche garantire quei livelli essenziali di diritto allo studio che potrebbero far fare un passo indietro pericolosissimo anche a una regione come la nostra. Attenzione, perché siamo anche abituati a pensare che territori come il Piemonte siano, come dire, immuni da una serie di situazioni. Non è così.
Il Piemonte oggi è più a rischio rispetto ad altre regioni rispetto a questi temi, proprio perché i passi in avanti che abbiamo fatto negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, sono stati passi importanti. Allora noi oggi abbiamo, come dire, una grande responsabilità e dobbiamo avere anche la consapevolezza di quello che sta capitando. Io chiedo al Ministro, davvero, che so essersi impegnato molto, ma che il tema del titolo quinto e quindi di rivedere come noi vogliamo questo sistema di governance del sistema dell'istruzione italiana abbia un corso rapido, e questo non vuol dire, che credo sia un po' la paura che spesso si annida all'interno del mondo della scuola, di immaginare 21 sistemi scolastici diversi. Non è così. Lo Stato forte, lo Stato che è in grado di definire quali competenze tutti i cittadini di questo paese devono avere, se abbiamo uno Stato forte, un governo forte in grado di garantire questo aspetto, noi non avremo 21 sistemi diversi, ma avremo 21 regioni che sapranno programmare in base alle esigenze, alle competenze e alle specificità di ogni singolo territorio. E questo credo sia ormai un passaggio ineludibile, per il quale, come dire, bisogna completare il percorso e non possiamo più aspettare. Chiudo con un episodio che ancora una volta mi è stato riportato da degli studenti che ho avuto modo di incontrare, uno studente di un liceo e uno studente di un istituto professionale. Lo studente del liceo, come dire, vantava della grossa opportunità che gli era stata offerta nel frequentare un liceo che gli avrebbe permesso di avere una carriera brillante come avvocato da grande. Ebbene, la ragazza invece che frequentava l'istituto professionale, dove poi gli insegnanti mi hanno raccontato avere anche una storia familiare difficile, gli puntò il dito verso il suo compagno e gli disse: ricordati che io ho lo stesso diritto tuo di imparare la storia e l'italiano. Credo che questo messaggio sia il più bel messaggio con il quale noi dobbiamo lavorare e dobbiamo interrogarci come responsabili della politica del Partito Democratico. Grazie. Allora, prima di passare la parola agli ultimi due interventi, no, un attimo, noi dobbiamo cercare di chiudere alle 23, perché il Ministro, non è che possiamo girarci intorno, sappiamo bene che le dichiarazioni che il Ministro ha fatto rispetto alle forme di reclutamento hanno creato preoccupazione, apprezzamento da una parte e preoccupazione dall'altra, per cui so che ci sono dei precari qui presenti. Finito l'incontro, il Ministro è qui per incontrare il gruppo di precari. Adesso ci occuperemo con quelli che... Ma veramente io non ho tenuto fuori nessuno. Veramente non usi questo tono con me, perché non sto tenendo fuori nessuno. Si calmi, stia tranquillo. Se siamo così vergognosi, non stia a guardarci ad ascoltarci. Siamo talmente vergognosi che il Ministro è qui anche per incontrare le rappresentanze dei precari e per ascoltare quali sono le sue ragioni e raccontare quali sono le sue. Questa non è vergogna, questa è modo civile di rapportarsi. Detto questo, Francesca Puglisi è la responsabile. Guardi, eviti di fare l'elemento di disturbo, perché nuoce a tutti gli altri che hanno voglia di ascoltare. Senta, siete in tre o quattro che state impedendo di continuare, mi pare scorretto nei confronti di quelli che vogliono ascoltare, dei precari che vogliono confrontarsi col Ministro. Ho capito, c'è gente fuori che vuole ascoltare, quelli che sono addetti all'ingresso avranno sentito la cosa e se ne occuperanno. Io, se mi permette, vorrei dare la parola e continuare il nostro discorso, dando la parola a Francesca Puglisi, che nella segreteria di Bersani è la responsabile del settore istruzione. Prego. Intanto io la ringrazio da lei, se permettesse a tutti noi di ascoltarla. Ok. Buonasera a tutti. Grazie per questo invito, grazie per questa occasione di incontro. E voglio anche ringraziare il Ministro Profumo, perché il primo segno di discontinuità rispetto allo scorso Ministro che abbiamo subito, ovviamente, è stato quello della
volontà di ascolto da parte di tutti. È stata le prime cose che ha fatto, l'incontro con gli studenti, con gli insegnanti, con le associazioni professionali. E questa festa vuole essere l'ennesima occasione di incontro e di dialogo, e ringrazio anche tutti i volontari che rendono le nostre feste democratiche possibili. Il merito e l'uguaglianza. Io voglio partire da un'esperienza personale, perché come il ministro sa sono mamma di 3 figli e il compito di cui parlava Domenico Chiesa, di rimozione che c'è nell'articolo 3 della Costituzione, degli ostacoli che si frappongono dalle origini dei cittadini, delle loro origini economico-sociali, rispetto alla loro piena partecipazione, il grande miracolo della scuola pubblica si svolge di solito, io l'ho visto, l'ho potuto osservare con i miei occhi in prima elementare. Il primo giorno di scuola arrivavano, e questo miracolo si compiva con il tempo pieno, con le compresenze, quelle ore così preziose in cui i maestri e le maestre dividevano in piccoli gruppi i bambini e le bambine. E quelle ore di compresenza che la Gelmini chiamava, e qui faccio un secondo ringraziamento a Profumo, lo sa che io non sono generosa particolarmente in ringraziamenti, ma per aver cambiato anche il tono e ridato dignità e rispetto alla scuola pubblica. Basta con le campagne di denigrazione degli insegnanti, basta con le campagne di denigrazione degli studenti che stanno troppo a scuola e imparano poco, dei dirigenti scolastici che hanno i soldi in cassa ma fanno pagare i genitori, dei bidelli che sono più dei carabinieri. Queste cose per fortuna non le abbiamo più sentite, non le vogliamo sentire mai più. Ma veniamo al miracolo della scuola pubblica, quella scuola pubblica di qualità. Cos'è la qualità? La qualità sì, a scuola fa rima anche con quantità. Arrivavano il primo giorno di scuola bambini molto diversi, c'era il figlio del professionista, c'è sempre, con tutti i 3 figli l'ho visto. Di solito il primo giorno di scuola in prima elementare sa già leggere e scrivere. Poi c'è quello che sa solo disegnare e poi c'è l'altro che non parla neppure l'italiano. Il grande miracolo della scuola pubblica, immancabilmente, quando avevamo il tempo pieno con le compresenze, il modulo a 30 ore con le compresenze, quei modelli educativi eccellenti che la Gelmini ha distrutto, si compiva immancabilmente a Natale. Quei bambini così diversi erano diventati una classe e tutti immancabilmente a Natale sapevano leggere e scrivere. E questo è il miracolo della scuola pubblica. Devo dire che dopo quei tagli drammatici di 132.000 posti di lavoro, sono arrivate le Pontremoli, quella città dove 5 bambini in prima elementare, di cui 3 stranieri e un bambino con disabilità, sono stati bocciati in prima elementare. Ecco, quando noi parliamo di merito e di uguaglianza, come misuriamo il merito e la gioia di quel bambino che sapeva già leggere e scrivere, ma che comunque non si è annoiato un solo minuto grazie alla bravura dei maestri e le maestre? E come misuriamo il merito di quello che sapeva solo disegnare e ha imparato a leggere e scrivere, e figuriamoci quello che non sapeva neppure l'italiano? Ecco, quella è la scuola che è capace del miracolo dell'uguaglianza. Questa cosa era la scuola di qualità che tutta Europa ci invidiava e che la Gelmini ha distrutto. Poi c'è la scuola che noi dobbiamo migliorare, che è la scuola secondaria di primo e secondo grado, perché lì, come dice la Fondazione Agnelli, noi comunisti per Berlusconi, lì
quindi purtroppo abbiamo invece ancora una popolazione italiana divisa per classi, perché ancora una volta l'ascensore sociale purtroppo è bloccato e i figli degli dei professionisti vanno ancora ai licei, i figli dei ceti intermedi ai tecnici e tutti gli altri ai professionali. Ecco, l'aspirazione del Partito Democratico, l'ha scritto nero su bianco Pierluigi Bersani nella sua carta d'intenti, è quello che quando si parla di scuola si parla anche di uguaglianza, perché è il compito della scuola quello di riattivare quell'ascensore sociale che purtroppo si è bloccato da troppo tempo, e per questo servono risorse. Ma ce lo dice l'Europa, l'Europa 2020, in quel bellissimo e importante documento che il ministro conosce molto bene, dice a tutti gli stati membri: beh, se volete tornare a crescere dovete tornare ad investire in una crescita intelligente, inclusiva, ossia non lasciate nessuno indietro, e poi in una crescita ovviamente sostenibile, che non abbia un impatto devastante sulle generazioni future. E allora dobbiamo dimezzare, come avete detto tutti voi, quel tasso drammatico di dispersione scolastica, e dobbiamo raddoppiare il numero di laureati. Allora noi dove vorremmo riniziare? Proprio ascoltando, lavorando direi quasi quotidianamente, costantemente con tutti voi, con gli amministratori locali, le associazioni, le fondazioni. Beh, noi crediamo che sia importante, intanto, se vogliamo rimuovere gli ostacoli, iniziare da un'educazione di qualità soprattutto per i bambini piccolissimi, perché lo dimostrano tutte le ricerche, è solo investendo in educazione di qualità che riuscirai davvero a far superare ogni svantaggio a ogni bambino e bambina e garantire il suo successo formativo e scolastico. Guardate, purtroppo, e questo come sa bene è un tema che abbiamo posto al ministro più volte, stanno tornando a crescere in tutta Italia le liste non solo per l'asilo nido, ma soprattutto per avere un posto nella scuola dell'infanzia. Nella mia Bologna è un vero shock avere quest'anno 328 bambini in lista d'attesa per un posto nella scuola dell'infanzia. E se abbiamo un paese così diviso è perché nel mezzogiorno d'Italia, dove nessuno ha mai investito, non ci sono le scuole comunali dell'infanzia. Beh, nel mezzogiorno d'Italia quasi nessuno vede una scuola prima dell'età di 5 anni. Allora ecco, uno dei nostri compiti attraverso la scuola, quindi bene la riforma sul titolo quinto che il ministro ha trovato nella sede della conferenza Stato-Regioni, ma crediamo che intanto la scuola debba essere il luogo, lo dice la nostra Costituzione comunque anche a titolo quinto riformato, che tiene unito il paese, che ricostruisce un paese unito. E quindi abbiamo anche apprezzato le risorse investite in modo prioritario sulle regioni obiettivo 1, proprio per tenere le scuole aperte, perché come diceva Don Milani, se vuoi aiutare soprattutto a recuperare gli svantaggi devi dare anche più tempo, ma anche proprio tornare ad investire in educazione di qualità. Sui nostri amministratori locali, lei ha parlato con grande passione di scuole aperte tutto il giorno, scuole come Civic Center. Purtroppo c'è una grande contraddizione con la spending review: avendo tagliato le risorse ad esercizio finanziario abbondantemente iniziato da parte alle province, la provincia di Alessandria, quella di Pesaro, hanno già comunicato alle scuole che devono terminare possibilmente le lezioni entro le 2 del pomeriggio e cancellare le attività pomeridiane perché non possono pagare luce e riscaldamento. Questo alcuni giornali l'hanno presentato come se fosse una notizia di cui rallegrarsi. Io credo che questa sia invece una notizia tristissima, perché ci allontana ancora di più dall'Europa, come
dove invece la scuola deve essere aperta per i nostri figli tutto il giorno, tutto l'anno e noi diciamo possibilmente anche per tutta la vita, per o in compagnia. Voi avete fatto un'ottima buona pratica, noi diciamo quando torneremo a governare mai più riforme calate dall'alto sulle teste di insegnanti, dirigenti scolastici, studenti. Crediamo che la riforma che serviva per la scuola l'abbiamo già fatta, si chiamava autonomia scolastica, che quella riforma abbia bisogno di stabilità e quindi un organico funzionale stabile che è contenuto nella spending review, ma purtroppo senza risorse. Noi avevamo chiesto 10.000 insegnanti in più per poter far diventare l'organico funzionale, un qualche cosa di davvero funzionale per rispondere ai bisogni delle scuole, ma soprattutto crediamo che dalla diffusione delle buone pratiche didattiche che con tanta passione e tanto impegno i nostri insegnanti realizzano, con la diffusione di quelle buone pratiche didattiche possiamo aiutare le scuole a sostenere il loro miglioramento. Quindi vedo di buon occhio, per esempio, quando parliamo di merito e di valutazione, il fatto che non più parliamo di punizione o di premi come faceva la Gelmini quando parliamo di valutazione del sistema scolastico, ma invece cerchiamo di sostenere le scuole verso il miglioramento e il raggiungimento del massimo del potenziale dei propri studenti. E questo è il compito della scuola, quello di aiutare tutti, non uno di meno, a raggiungere il proprio successo formativo e scolastico, senza perdere neppure uno per la strada. Dove dobbiamo selezionare il merito, secondo noi? Lo dobbiamo selezionare all'università, dove dobbiamo selezionare i medici che non compiano errori in sala operatoria, gli ingegneri che non facciano cascare ponti o palazzi. E è lì che lo dobbiamo selezionare. E poi lo dobbiamo riconoscere quando dobbiamo premiare un progetto di ricerca, quando dobbiamo nominare il direttore di un ASL. È lì che noi dobbiamo davvero, la società italiana davvero deve premiare e riconoscere il merito, altrimenti anche i nostri cervelli eccellenti scappano all'estero e ne scappano davvero troppi all'estero e non tornando indietro significa che valgono e meritano davvero e purtroppo è soltanto il nostro paese che se li è lasciati sfuggire. Allora ecco, credo che la spending review sia stata un'occasione mancata. Noi nella nostra carta d'intenti, su cui invitiamo tutte le associazioni a partecipare alla ricostruzione dell'Italia, dove scriviamo che vogliamo ricostruire l'Italia appunto a partire dalle scuole, noi chiediamo davvero diciamo che taglieremo da altre comparti dello Stato per tornare ad investire in istruzione, università e ricerca. La spending review forse è stata, anzi sicuramente secondo noi è stata un'occasione mancata. Si potevano accorpare uffici periferici dello Stato sovrabbondanti, si potevano tagliare armamenti e tornare ad investire in una istruzione, in una scuola pubblica di qualità. Questa è la nostra proposta per l'Italia, è da lì che ripartiremo e lavoreremo tutti assieme. Bene, allora io non credo che nessuno di noi, nessuno di coloro che hanno organizzato questa festa ha pensato di invitare Francesco Profumo per adularlo. Perché delle riforme e delle cose che sta proponendo credo sia legittimo pensare cose diverse, tutto è il contrario di tutto. Ma una cosa gli va riconosciuta, che nessuno di noi, né insegnante precario, né insegnante di ruolo, né preside, né assessore provinciale o regionale negli anni scorsi ha mai avuto la possibilità di parlare e di dire cosa pensava a Letizia Moratti o Maria Stella Gelmini. Con Francesco Profumo questo è possibile, questa è una variazione di stile che non gli si può non riconoscere. Al di là del merito, a te la parola. Sì, grazie. Grazie intanto dell'invito. Voi sapete quanto mi fa piacere intanto tornare a Torino, dove ho trascorso almeno 4/5 della mia vita. Io vorrei provare con voi
a fare un ragionamento complessivo, partendo proprio dai molti stimoli che sono emersi questa sera, e dicendovi una verità iniziale. Voi lo sapete, io ho passato tutta la mia vita all'università e nel mondo della ricerca, della scuola conoscevo in modo indiretto, ho una moglie che è insegnante, ho 3 figli, e in questi mesi ho voluto fare un po' lo studente, prima di tutto, ho voluto visitare le scuole, ho voluto parlare con gli studenti, con gli insegnanti, con i dirigenti, perché io credo che bisogna partire di lì per provare a fare un disegno per un paese che sia più moderno, un paese che sia capace, che sia capace di competere in Europa, ma soprattutto che gli venga riconosciuto quello che è nella realtà, un grande paese. Ebbene, io vi dico la verità, che l'impressione che ho avuto è che la comunità della scuola sia una comunità di grandissimo valore. Le persone sono persone che dedicano ben di più a rispetto a quello che viene loro richiesto, che hanno un amore per la scuola, una partecipazione per la scuola che purtroppo non sempre lo diciamo. E questo avviene sia nella scuola di Torino che nella scuola del Sud. Io sono stato 2 o 3 volte allo ZEN, che è una scuola veramente molto complicata di Palermo, e vi assicuro che il fatto di essere andato, di aver parlato con loro, ha consentito loro di sentirsi parte dello Stato, hanno sentito che lo Stato è presente, e credo che questa cosa abbia cambiato un po' il modo di vedere loro che cos'è lo Stato. Ebbene, allora io vorrei partire da 2 elementi. Il primo è stato messo in evidenza da Umberto, che è quello dell'autonomia. Noi abbiamo fatto un po' un'incompiuta, lo sapete, no? Abbiamo una strana governance, un strano modello di governo oggi. Abbiamo un ministero che è ancora prevalentemente autorizzativo, scrive molte circolari, è un ministero che è lontano, che sta nel Palazzo di Roma e che non ha così stretta connessione con i territori. Poi abbiamo una programmazione che è delegata alle regioni, e abbiamo poi che le proprietà degli edifici scolastici sono parzialmente del comune e parzialmente delle province. Ebbene, questo sistema è un sistema molto complicato. Pensate, nel momento in cui voi dovete costruire una nuova scuola o dovete investire risorse sulla sicurezza delle scuole, che è un tema di grandissima importanza, al quale io sono quasi terrorizzato, no? Qui in questa città purtroppo sono successi fatti gravi, e credo che non sia possibile per noi pensare che i nostri figli vadano a scuole che non siano sicuri, quindi questo è un tema fondamentale. Eppure, nonostante tutto, è complicatissimo, anche nel momento in cui le risorse sono state deliberate, e Umberto lo sa, e Francesco lo sa, riuscire poi ad utilizzarle, perché c'è questo sistema così complesso. Allora io credo che veramente il passo fondamentale che noi dobbiamo fare è quello di dare seguito a questo accordo che stiamo per firmare con la Conferenza Stato e Regioni sull'attuazione del titolo quinto. Attuazione del titolo quinto che significa che cosa? Significa che i territori debbono avere una responsabilità rispetto all'educazione, ed è una responsabilità nella direzione di cui diceva Ottavio prima, cioè i territori non sono tutti uguali, la scuola non può essere la stessa in Trentino Alto Adige piuttosto che in campagna, ci deve essere una connessione stretta tra il territorio e la scuola del territorio. Allora io credo che questo sia il primo elemento, però dobbiamo fare attenzione, Gianna lo ha detto, noi non dobbiamo cadere nella trappola di avere 21 sistemi educativi tutti diversi tra di loro, questa è l'altra faccia della medaglia. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare nella direzione iniziale che abbiamo avviato quest'anno della revisione dei curricula, cioè dobbiamo dare delle indicazioni in modo tale che poi il processo con cui viene realizzato quel curricula può essere diverso, ma ci siano delle condizioni di base che sono patrimonio del paese. Noi non vogliamo avere un paese che abbia 21 sistemi educativi l'uno diverso dall'altro, perché altrimenti avremmo perso.
abbiamo bisogno di una base comune, abbiamo bisogno che i processi siano determinati dalle singole realtà e dobbiamo lasciare loro la responsabilità che questo avvenga, e poi dobbiamo fare una valutazione dei risultati. Valutazione in che direzione? Lo diceva bene Francesca Puglisi prima, diceva che oggi l'obiettivo nostro è quello di partire dall'autovalutazione, fare una fotografia del sistema scolastico di qualsiasi livello e dopodiché andare ad operare per migliorare il sistema. Quindi non deve esserci nulla di punitivo, ma deve essere nella direzione di creare un sistema che nella sua autonomia abbia però quelle condizioni di base che consentono di avere un unico sistema formativo italiano. Vorrei poi riprendere alcune delle cose dette da Chiesa relativamente a Don Milani. Voi sapete che all'inizio dell'estate, quando io ho consigliato ai nostri studenti di leggere un libro, ho consigliato proprio di leggere il libro di Don Milani, perché credo che pur nella differenza, sono passati molti anni, io ero studente quando c'era Don Milani, oggi il mondo è diverso, però ci sono alcuni elementi di base per i quali noi non dobbiamo trascurare quello che è un elemento di riferimento. La differenza fondamentale è che oggi il mondo del lavoro è molto diverso da come era allora, e il grosso impegno che abbiamo noi come educatori è quello di trovare un modello formativo che consenta di consegnare al termine del percorso formativo delle persone che siano in grado di inserirsi nel mondo del lavoro. Vedo Stefano Lorusso, ne abbiamo parlato tante volte quando io ero al Politecnico, e dove noi avevamo solo un ritardo naturale di 5 anni, dal momento in cui si inizia al momento in cui si esce. Pensate un po', i nostri ragazzi, le nostre matricole del 2007, prima della grande crisi, che cosa si aspettavano dal mondo del lavoro e che cos'è oggi il mondo del lavoro. Allora, se rapportate questo alla scuola, dove la scuola voi sapete che dura 13 anni prima dell'università, più 5 diventano 18, qual è la difficoltà per un architetto, lasciatemi dire, di un sistema formativo, riuscire ad individuare quali sono quegli strumenti che bisogna dare ai nostri ragazzi, quelli più capaci e quelli meno capaci, quelli più impegnati e quelli meno impegnati, dove dovremmo avere un sistema molto più flessibile rispetto a quello che abbiamo oggi noi. Noi dobbiamo essere in grado di recuperare tutta quella fascia di persone, di ragazzi che sono deboli inizialmente, ma che hanno tutta la possibilità di rapportarsi in un modo probabilmente più lento. Io sono molto d'accordo su questo fatto. Non tutti abbiamo la stessa velocità e io credo che dobbiamo riconoscere questa e dobbiamo avere un sistema formativo che sia in grado di fare, di mettere tutti nella condizione di raggiungere quelle che sono le possibilità. Quindi questa necessità di mettere insieme questi due elementi, la capacità da una parte e l'impegno. Ed era un po' quello che diceva Gavosto prima, cioè i due elementi non possono stare disgiunti. Ci possono essere persone molto capaci ma poco impegnate, o viceversa. Io credo che invece debba esserci la congiunzione delle due cose, e il sistema della formazione, il sistema della scuola deve essere in grado di mettere nella miglior condizione gli studenti proprio per dare il loro meglio in funzione delle loro possibilità. Io vorrei tornare su un discorso fatto da Francesca relativamente all'ascensore sociale e all'aspettativa che noi abbiamo rispetto alla tipologia di scuola. Io dico la verità, credo che questo paese abbia troppi studenti dei percorsi liceali e troppo pochi dell'istruzione e della formazione professionale. Se noi ci confrontiamo con paesi analoghi ai nostri, per esempio la Germania, ma anche la Francia, noi abbiamo un rapporto di 60% di studenti liceali e 40% circa di studenti degli altri settori. Bene, credo che questo debba essere invertito. Però noi dobbiamo dare uguale dignità al titolo di studio dell'uno e dell'altro, e dobbiamo dirlo nel modo più corretto possibile. Dove? Partendo proprio dall'orientamento. Gianna Pentenero, con la quale abbiamo lavorato per molti anni insieme, sa
quanto è importante l'orientamento. Oggi buona parte della dispersione scolastica che abbiamo, sia nel transitorio dalla scuola media alla scuola superiore, sia dalla scuola superiore all'università, è dovuto ad una debolezza di orientamento. Molti di noi hanno inteso l'orientamento per anni come promozione, come pubblicità. Io credo invece che l'orientamento sia un elemento essenziale perché i nostri ragazzi possano avere tutte quelle informazioni necessarie per fare le scelte che corrispondono alle loro capacità, alle loro aspettative, lasciatemi dire anche un po' ai loro sogni. Però perché questo possa avvenire, l'orientamento non può essere troppo tardi. Noi sbagliamo quando facciamo l'orientamento, per esempio all'università, nel mese di maggio, quando gli studenti poi nel mese di settembre incominciano. Noi dobbiamo farlo almeno nei 2 anni precedenti. Gianna lo sa. Io credo che sia necessario che ci sia un percorso di orientamento, in modo tale che le persone, i ragazzi, nel momento in cui scelgano, abbiano una consapevolezza di quello che stanno facendo. Tenete presente che noi sulla dispersione all'università abbiamo che circa il 24-25% degli studenti lasciano l'università nel primo anno. Ecco, io non credo che noi abbiamo il 25% dei nostri ragazzi che non sono in grado di seguire un corso universitario. Probabilmente non hanno fatto la scelta giusta. E per fare la scelta giusta io credo che sia necessario dare loro gli strumenti perché questo possa avvenire. E come dobbiamo fare? Dobbiamo anticipare l'orientamento e dobbiamo avere 3 attori con i quali loro si rapportano. I primi attori devono essere i loro compagni più grandi, perché sono la voce vera, la voce della difficoltà, la voce delle cose belle, la voce delle cose meno belle, e credo che abbiano anche la possibilità di avere un rapporto molto più diretto. Il secondo attore deve essere l'attore del mondo del lavoro, perché voi prendete uno studente del liceo che decide di andare ad iscriversi a giurisprudenza, come fa a sapere la differenza tra la professione dell'avvocato piuttosto che del notaio, del magistrato o del dipendente di un ufficio, di un'azienda o di un ente pubblico? Ecco, io credo quindi che sia necessario che ci sia studenti, operatori e poi naturalmente l'istituzione. Su questo tema io credo che bisogna innestare il tema successivo, che è quello del diritto allo studio. Il diritto allo studio è un tema sul quale noi tutti ci confrontiamo quotidianamente. Purtroppo lo scorso anno, voi lo sapete, c'è stato in Piemonte, ma non solo in Piemonte, in moltissime regioni, una situazione gravissima. Negli anni precedenti noi avevamo sempre potuto dare una risposta positiva a tutti quegli studenti che avevano le condizioni di reddito e di merito per ottenere una borsa di studio. Ebbene, questo non è avvenuto. Non è avvenuto perché c'è stata una situazione complicatissima, sono state fatte delle scelte anche diverse all'interno della nostra regione. Però io credo che dobbiamo fare un passo in avanti rispetto al sistema classico dell'orientamento e dobbiamo incominciare a parlare di star bene dello studente. In fondo è emerso, no, da alcuni di noi che la scuola non deve solo formare dei bravi medici, dei bravi architetti, dei bravi giuristi, ma deve soprattutto formare prima di tutto delle brave cittadine e dei bravi cittadini, e possibilmente che siano anche non troppo locali, che siano un po' più globali, che sappiano che il mondo è un mondo più aperto e che abbiamo almeno una dimensione europea. Allora, perché questo avvenga? Noi dobbiamo mettere nella condizione che i nostri ragazzi possano andare una sera ad un momento culturale, possano andare a vedere una partita, possano comprarsi il libro quando vogliono. Cioè, noi dobbiamo metterli in condizioni che non vadano solo a scuola, non vadano solo in aula, altrimenti abbiamo perso la partita. Allora io credo che noi dobbiamo incominciare a ragionare in questi termini, che ciascuno di noi, ciascuno studente, deve avere una quota importante, naturalmente se lo merita e se ne ha le condizioni, di reddito, di borsa di studio, ma non deve essere solo quello. Perché poi ci sono gli interventi delle province, ci sono gli interventi dei comuni, delle regioni, in termini di servizi che sono altrettanto importanti. Noi non credo che dobbiamo dare agli studenti solo risorse dirette, ma le risorse indirette attraverso i servizi credo che siano ancora molto importanti. Il terzo elemento è che le università
e in Piemonte le università sono virtuose da questo punto di vista. Voi lo sapete che molte investono risorse importanti in termini di quelli che si chiamano borse part-time. Borse part-time che significa un coinvolgimento dello studente, degli studenti, in attività di supporto all'interno dell'università, che certamente un output diretto per lo studente che sono 2.000 euro o 2.500 euro, ma soprattutto ha un valore di crescita dello studente, perché lo studente si sente parte dell'istituzione e lo studente si sente come un qualcuno che deve contribuire a migliorare la sua istituzione, quindi questo è un altro elemento fondamentale. E da ultimo, credo che con tutta l'attenzione che dobbiamo porre a questo tema, il prestito sull'onore sia un altro elemento essenziale. Credo che noi tutti dobbiamo pensare di investire un po' sul nostro futuro e l'investimento più importante che possiamo fare è proprio sull'educazione. Dobbiamo farlo in modo attento, perché voi sapete che ci sono state distorsioni importanti negli Stati Uniti. Noi abbiamo dei salari d'ingresso, come diceva lui giustamente, che sono troppo bassi, quindi non dobbiamo sovraccaricare. Però io credo che una parte di investimento della persona nella propria formazione sia anche gratificante. Guardate, io sono uno che molti anni fa nella mia città, la mia cassa di risparmio, aveva investito su di noi attraverso prestiti sull'onore, che noi cominciammo a ritornare 2 anni dopo la laurea, quando avevamo incominciato a lavorare, con poi una rateizzazione, come si dice, in 60 mesi. E io ne ero anche orgoglioso, perché in fondo avevo contribuito alla mia formazione, avevo contribuito al mio crescere, e poi ritornavo una parte di quello. Quindi io credo che noi dobbiamo provare a pensare in modo un po' più ampio questo tema. Vorrei poi passare al tema di questi giorni, al tema del motivo per cui io credo che bisogna tornare a quello che dice la legge. E la legge dice che il reclutamento nelle scuole deve avvenire attraverso 2 canali. Il canale di svuotamento delle graduatorie. Le graduatorie sono cresciute molto negli anni perché non ci sono stati più concorsi, e questo bisogna che ce lo diciamo. Va bene. No, scusa. Senta signora. No, aspetta. Lasciamo spiegare, poi interviene, vediamo il microfono. No, scusate. Va bene, signora, senta, guardi che ne possiamo parlare con serenità, non c'è mica... No, ma se mi lascia parlare, se ne prova di... No, scusi, signora. Mi lasci dire, ma io dico le cose credo abbastanza vere, le assicuro. Guardi, non... Senta, se mi lasciate continuare io volentieri, provo a dirvi le cose come penso che siano vere. Allora, dal 1999 non c'è stato più un concorso per posti di ruolo all'interno dell'università. Ci sono alcune classi di concorso in cui gli ultimi concorsi sono stati del 1990. La legge dice che con una certa periodicità ci debbano essere concorsi. Allora, o andiamo in Parlamento e cambiamo la legge oppure l'applichiamo. Io credo che sia questo il punto di partenza. Io Scusate, signora, ma non è corretto impedire a una persona, quando ha finito le diamo il microfono e farà e lei la viene, vita. Viene. Sì, no.
Allora, sentite, le sisse erano corsi che davano, erano un concorso per entrare in graduatoria, che è un qualche cosa di diverso da un concorso per un posto di ruolo. Nella vita di ciascuno di noi, in questa logica, ci sono tre momenti che sono separati, ed è questo sul quale dobbiamo confrontarci. Un primo momento è la laurea, un secondo momento oggi è l'abilitazione, un terzo momento è il concorso per entrare di ruolo all'interno della scuola. Questi sono tre momenti separati. Le faccio un esempio. Io sono laureato in ingegneria, sono abilitato alla professione di ingegnere, ma questo non significa che a fronte della mia abilitazione qualcuno mi debba dare un lavoro come ingegnere. Questo vuol dire. Semplicemente uno poi può discutere se sia corretto o meno che ci debba essere un'abilitazione, questo è un altro discorso. Però io sto dicendo che ci sono tre momenti separati, che sono il momento della laurea, il momento dell'abilitazione e il momento. Allora, oggi comunque ci troviamo in una situazione in cui la legge dice che c'è un doppio canale. Che cosa io vi sto proponendo? Vi sto proponendo la seguente cosa, che per quelle classi di concorso in cui non ci sono più persone in graduatoria, e naturalmente questo discorso lo facciamo non a livello nazionale, ma a livello regionale e provinciale, allora attiviamo questa modalità con regolarità, che significa che adesso ne avremo uno alla fine del mese, ne avremo un altro all'inizio dell'anno prossimo, e poi con regolarità nei prossimi 2 anni, ogni 2 anni. Dopodiché, che cosa, l'obiettivo qual è? L'obiettivo è che le persone che sono attualmente in graduatoria rimangano nella loro graduatoria. Se decidono di stare in graduatoria ci stanno, se in aggiunta allo stare in graduatoria decidono anche di partecipare al concorso lo possono fare, se vincono naturalmente accelerano il loro processo di inserimento in ruolo, se per qualche motivo non vincono rimangono nella posizione dov'era. Allora, a me sembra che questa sia una modalità civile di dare l'opportunità alle persone un momento, ma sì, ma vediamo il microfono. No, non siate, scusate. Allora, sì, scusate un attimo solo. Scusate, andiamo avanti, finiamo, poi fate tutto. Io sono disponibile a rispondere a tutto quello che voi mi chiedete. Allora, il percorso quindi è un percorso in cui noi abbiamo una programmazione in termini di concorsi, una modalità di processo di concorsi che sia fatta nel modo più trasparente possibile, con regole che sono predefinite e con regole che sono mantenute nel tempo. Perché uno dei problemi che noi abbiamo avuto all'interno delle scuole dell'università è questo stop and go. Non è stato rispettato questo, perché la regione Piemonte aveva dato un numero di posti disponibili, poi hanno partecipato, chi ha superato il numero più uno non ha ancora il posto stesso e precario in graduatoria. Come hanno funzionato le SIS, hanno funzionato i test selettivi. Guarda che così tutti gli altri... In questo modo tutti gli altri non la sentono. Vabbè, venite qua, ma no, siamo tra persone civili, non preoccupatevi. Scusate, un attimo solo. Allora. Allora. Scusate, allora per chiudere il discorso, quindi abbiamo detto il doppio percorso, il 50% dei posti attraverso le graduatorie, il 50% attraverso il concorso. Le persone che sono in graduatoria possono stare solo nelle graduatorie o possono decidere di partecipare anche al concorso. Se vincono, accelerano. Supponete di avere una persona che è al 100.000° posto, probabilmente avrebbe la possibilità di andare, di diventare di ruolo in 6, 7, 8 anni. Quello che io vi sto proponendo è che questa persona, se vuole aspettare i 6, 7, 8 anni, ci sta lì.
se vuole invece provare ad accelerare il suo processo, fa il concorso, se vince vince, se non vince non vince. Aspetti, scusate, no, scusate, lasciatemi finire un attimo. Dopodiché il numero di posti, il numero dei vincitori sarà uguale al numero dei posti messi a concorso, per cui non ci sarà alcuna graduatoria successiva. Questo significa normalizzare il sistema. Naturalmente non lo normalizzeremo in un anno, non lo normalizzeremo in due, ma quello che io vi propongo è di andare verso una soluzione di normalizzazione del paese, tenendo presente che abbiamo una storia precedente, che non vogliamo cancellare, che vogliamo tenere nel dovuto conto, ma dobbiamo anche programmare un paese che sia capace di darsi degli obiettivi e di dare delle prospettive certe alle persone con regole che siano trasparenti e chiare. Quindi la mia proposta è semplicemente questa. Io non voglio assolutamente andare a ledere i diritti che sono stati acquisiti, voglio semplicemente rispettare quello che dice la legge. Se la legge verrà cambiata in Parlamento, vuol dire che cambieremo il sistema. A oggi la legge è questa. Aspetti, un secondo. Allora, ci sono 1, 2 e 3 persone che hanno chiesto di parlare. Vi prego di essere sintetici e di dare poi la possibilità al Ministro di rispondere e di incontrare i precari. Prego. Grazie. Allora io chiedo solo due cose. La prima non riesco a capire, non riesco a mettere due cose insieme, ovvero lei ha detto che i concorsi saranno indetti solo per le graduatorie che sono esaurite. Qualche giorno fa però ha detto che fra 2 anni le graduatorie non esisteranno più e si entrerà solamente... No, io non l'ho mai detto. Quello che non avete... Allora deformano i giornali. Allora, quello che io ho detto a Repubblica... No, io non ho mai detto questo. Io quello che ho detto a Repubblica è che non ci saranno graduatorie collegate ai concorsi. E l'ho ripetuto questa sera. Vi ho detto che il numero di vincitori è uguale al numero dei posti a concorso. Questo. Le graduatorie sono, e sono quelle storiche che rimangono, quello che vengono chiamate le graduatorie nuove di merito non ci saranno più, perché altrimenti andiamo a fare quelle operazioni complicate che ci hanno complicato la vita fino ad oggi. Quindi questo... La seconda... Sì, allora la domanda, cioè la precisazione che le chiederei è questa. Siccome dai giornali, lei ha fatto un'intervista su Repubblica il 1 settembre, viene sempre fuori, perché i giornalisti vanno a pescare il caso particolare del 50enne o 55enne che ha fatto il concorso nell'800 e che poi entra in ruolo 2 anni prima del pensionamento, la gente che non è dentro la scuola si è fatta l'idea che dentro le graduatorie ci siano persone vecchie, stanche, incompetenti. Con rispetto per le persone che hanno vinto il concorso, chiaramente, non voglio parlare male di qualcun altro, ma si dimentica che dal 99 al 2009, lo ha fatto il centro-sinistra, quindi il PD dovrebbe essere interessato a ricordarlo, sono esistite le SIS, che erano scuole biennali di specializzazione per gli insegnanti, che hanno formato con merito, ovvero test di selezione molto duro, perché c'erano 300 e passa persone per la classe alla quale ho partecipato io, siamo entrati in 20, se non è merito questo... Finisco. 2 anni con tirocini e lezioni, con una tesi finale, noi siamo entrati in graduatoria, se uno ha avuto la fortuna di entrare nella graduatoria che è stata assorbita, benissimo, è merito, è entrato in ruolo in merito, senza bisogno di un concorso, per scorrimento dalla graduatoria, quindi il terzo passaggio che lei sottolineava era assunto dalla SIS. Chi invece come noi ha avuto la sfortuna di essere nella graduatoria dove ci hanno sbattuto la porta in faccia, come per esempio italiano e latino nelle superiori, perché è stato tagliato drammaticamente, noi siamo ancora al palo, ci sentiamo descrivere sui giornali come gente vecchia, stanca, incompetente, quando abbiamo fatto 2 anni di SIS e siamo con un'età media di 35 anni, io ho 32 anni e sono in media, credetemi. Perché queste cose non passano? Intanto vi confermo, no, confermo quello che dice lui, perché l'età media all'interno delle graduatorie sono 37-38 anni, quindi ecco, no, non siete vecchi, io non ho mai detto che voi siete vecchi, io ho detto semplicemente, no, scusate, io non ho mai detto che voi siete vecchi, io vi ho proposto una cosa diversa, ho proposto che una persona che sia in graduatoria in una posizione lontana dalla possibilità di entrare di ruolo, parallelamente allo stare nella graduatoria, che possa avere l'opportunità, se vince il concorso, di entrare subito di ruolo. Questo... Scusi.
scusate, scusate, scusate. No. Va bene. Scusate, altrimenti diventa una cosa incomprensibile. Allora qui ci sono ancora quattro persone che prego di essere sintetiche, poi il ministro risponde a tutti, poi lo lasciamo fare gli incontri che sono previsti, altrimenti penalizza chi ha il problema. Prego. Buonasera, io sono Giulia Bertelli della Cubo Scuola, sono responsabile per Cari. Dunque, io penso che se si parla di uguaglianza ci sia un unico modo per risolvere la situazione, che sia applicare le direttive europee, giusto? La 97-70 prevede che dopo 3 anni il personale debba essere stabilizzato e questa direttiva creerebbe una situazione di calma anche tra tutte le graduatorie, perché noi siamo l'unico paese in cui ci sono 7 graduatorie in cui si divide tra abilitati e non abilitati e dopo 3 anni, mi permetta, ma anche perché c'è la direttiva 36-2005, tutti sono abilitati. Quindi se si usasse questa direttiva noi andremo anche a crearci meno problemi. Invece oggi a Mantova, ed è una notizia di oggi, questa direttiva europea che ha garantito a dei colleghi di vincere un ricorso per la stabilizzazione, e questi colleghi hanno preso un rimborso monetario, sono stati depennati dalle graduatorie perché hanno vinto questo ricorso. Il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Colosio, ha mandato proprio una circolare dicendo che questi colleghi dovevano essere depennati in quanto avevano vinto, per cui dovevano sparire. Allora, non sono di ruolo questi colleghi, ministro, però sono spariti. Allora, visto che giustamente non ci possono essere tante scuole, ma unica in tutto il paese, la legge deve essere uguale per tutti, vorrei solo capire cosa è successo a Mantova e cosa sta succedendo nell'applicazione delle direttive europee. Grazie. Grazie. A lei. Buonasera, io sono un precario di lettere classiche, quindi qui ho un preside recente del liceo Cavour in cui ho anche lavorato. Questo è il primo anno in cui non avrò incarico e pazienza, perché questo Stato che investe sulla cultura sta tagliando gli insegnanti di latino e di greco. Quindi stiamo parlando della punta di diamante, pazienza. Perché i miei genitori sono così arrabbiati da questa situazione? Perché mentre a loro tocca lavorare ancora per molti anni, mentre qualche ministro dice che si sta ringiovanendo la classe lavoratrice, che tutto è fatto a tutela dei giovani, noi giovani invece staremo sulle loro spalle, perché nemmeno nello Stato riusciamo, dopo SIS, dopo abilitazioni, concorsi, numerose prove, ad avere uno straccio di posto che, voglio ricordare, da 1.200 euro, mentre in Europa gli insegnanti sono pagati il doppio. Io mi domando perché arrabbiarmi tanto per uno straccio di cattedra che gli studenti mi ridono in faccia e mi dicono vada al Grande Fratello. Come pensate di risalire da questa situazione disastrosa? Lo chiedo anche a lei, Pentenero, perché 2 anni fa sono venuto a Rivarolo a dirglielo chiaramente che la situazione era un disastro, spero se lo ricordi, adesso siamo oltre il disastro. Bene, calma, signora. Buonasera. Allora, io sono qua, mi chiamo Filomena Vassallo e rappresento i diplomati magistrale, che è un'altra piaga praticamente. Noi sono 13 anni che aspettiamo qualcosa, soprattutto gli ultimi anni che hanno preso questo diploma, in quanto siamo relegati nelle terze fasce, senza possibilità di alternativa. Eppure tutti i giorni lavoriamo, abbiamo formato le studentesse di scienze della formazione, con dei decreti, che da più di un decreto nel corso degli anni, che ci abilitano all'esame conclusivo finale che abbiamo fatto. Io personalmente parlando, quando mi sono iscritta a questo istituto, sapevo cosa volevo fare e tuttora faccio quello che spero di fare anche in futuro, se non sono costretta a fare altro. E quindi ero già consapevole, ho preso pure una laurea. Non ho preso scienze della formazione perché avevo già il mio diploma, quindi ho preso altro in più per formarmi ulteriormente.
Oggi io le chiedo solo di fare chiarezza su questa questione dell'abilitazione, perché non è possibile essere trattati da serie B quando facciamo lo stesso lavoro di tutti quanti gli altri colleghi, di ogni ordine e grado oltretutto. Non abbiamo avuto voce da 13 anni e spero che si arrivi a una conclusione in qualche modo. Grazie. Grazie a voi anche per la sintesi. Ancora due interventi. Buonasera Ministro, io sono uno che è stato abilitato nel 1999 a Catanzaro. Qual è il problema? Io, come tanti altri del Meridione, abbiamo portato la graduatoria al Nord, perché nell'arco di 12 anni nel Meridione, io parlo per Catanzaro in questo caso, gente come me è ancora al posto 6.000 e passa. Adesso c'è il rischio che dovremmo rifare il concorso oppure rimanere in queste graduatorie. La situazione nostra, che abbiamo superato il concorso nel 1999 e ci troviamo in queste graduatorie permanenti a Torino, qual è? Ultima domanda a lei. Buonasera, io sono Barbara Borriero dell'ADIDA, che è un'associazione di docenti che lavorano da tanti anni nella scuola, ma non sono riuscite ad abilitarsi a causa del vuoto formativo che c'è stato per diversi anni. Allora, noi ci chiediamo se e a che punto è la modifica del decreto 249 del 2010 in merito al TFA speciale. Ci chiediamo se il concorso che dovrà essere bandito potrà essere dedicato anche a queste persone che in base al DPR del 98 hanno diritto ad avere un concorso ma non sono abilitati, quindi di fatto non lo sono, anche se ne hanno diritto. E poi ci chiediamo quali saranno le indicazioni generali del nuovo reclutamento, perché si è parlato molto di due riforme in particolare, la riforma proposta dalla Pre e quella dal senatore Pittoni, però di fatto proprio un disegno chiaro di che cosa aspetta non ce l'abbiamo, anche perché, come diceva lei prima, il momento formativo dell'insegnante è fatto di tre punti: la laurea, l'abilitazione e il ruolo. Noi siamo fermi all'abilitazione proprio perché, per una questione proprio cronologica e anagrafica, siamo finiti proprio in quel momento. Grazie. Allora, io ringrazio i docenti che sono intervenuti per la sintesi e per la pacatezza con cui sono intervenuti. Per chi è addetto ai lavori, erano degli interventi molto specifici, per chi è addetto ai lavori sono cose note, per chi non è addetto ai lavori credo abbia dato anche l'idea della complessità e dei problemi che il Ministro ha ereditato. Gli lasciamo la parola per una breve replica e poi davvero chiudiamo per dare la possibilità degli incontri ulteriori. Sì, allora io credo che anche dalle domande che sono emerse tutti noi abbiamo capito la complessità del sistema. L'obiettivo è quello di arrivare ad una normalizzazione del sistema. È chiaro che il progresso ce lo abbiamo e il progresso lo dobbiamo gestire. Come lo gestiamo il progresso? Lo gestiamo attraverso le graduatorie che vengono conservate e che vengono svuotate per il 50% dei posti messi a concorso. La domanda posta dalla signora ultima pone un altro problema, che è quello di persone che non hanno ancora l'abilitazione e che sono nella condizione di poterla avere. Allora ritorno a quanto dicevo inizialmente, che la sequenza è laurea, abilitazione, concorso. E noi dobbiamo arrivare in questa normalizzazione ad avere l'abilitazione prima del concorso, perché è chiaro che altrimenti le persone le mettiamo fuori gioco. Ed è quello sul quale stiamo lavorando. Per dare una risposta rispetto al TFA speciale, eccola il signore là, la domanda è questa, che queste persone che hanno un certo numero di giorni di insegnamento hanno fatto una richiesta corretta, che è quella che invece di fare l'abilitazione completa che prevede un test d'ingresso, una parte in aula e una parte di tirocinio, venga consentito loro di fare, e poi un esame, venga consentito loro di fare solo la parte in aula, senza fare la parte di tirocinio, perché nella realtà avendo già insegnato e lo hanno già fatto, e senza fare il test d'ingresso. Bene, il giorno 11 ci sarà la risposta del CUN e quindi avvieremo questo processo in modo tale che si normalizzi. Allora questo significherà che nel prossimo concorso, che sarà già fatto con le regole nuove, quello del
del 2013 sulla base della delega Fioroni, a quel punto avremo anche dei nuovi abilitati e avvieremo piano piano il percorso normale per cui le persone si abiliteranno e poi potranno fare il concorso. Nel frattempo le persone che sono attualmente all'interno delle graduatorie potranno o continuare a stare nelle graduatorie e, se lo vorranno, potranno accelerare il percorso di inserimento in ruolo. Quindi io credo che con molta serenità, è chiaro che se noi oggi potessimo dire che non abbiamo tutto il progresso sarebbe tutto molto più facile, io sono molto dalla vostra parte, però ce l'abbiamo il progresso e quindi dobbiamo continuare in questa direzione. Io vi ringrazio molto e lascio la parola al Presidente. Sì, allora per concludere, il diploma della scuola registrale? Vabbè, questa risposta gliela dà poi direttamente a tu per tu, viene su dopo. È sicuro, venga qui, stia tranquilla, non è un ministro che scappa. No, è vero che siamo stati abituati male negli anni scorsi, ma adesso. Allora, io vi ringrazio tutti. Capisco che quando si parla di scuola i toni si accendono, perché io sono ritornato nella scuola dopo anni di amministrazione, la trovo con sempre maggiore difficoltà, è sempre più difficile crederci, però le cose che diceva Domenico Chiesa e che hanno detto tanti altri dietro da questa parte sono anche le cose che la maggior parte degli insegnanti ancora condividono e permettono alla scuola di andare avanti. Ci sono due persone che hanno chiesto di parlarti 30 secondi per delle cose specifiche, venite, e poi se c'è ancora l'incontro con i precari ho la risposta che è stata data.